Molto interessante, ogni rappresentante delle varie associazioni datoriali e sindacali ha espresso quelle che sono le priorità. Mi sembra che su alcuni temi ci sia molta condivisione da parte un po' di tutte le rappresentanze sociali, che è quello di rafforzare innanzitutto l'azione economica. Quindi investimenti, contrattare risorse adeguate con l'Unione Europea, non può continuare a far finta che quasi nulla succede. L'Europa deve stanziare risorse adeguate rispetto a quello che molti paesi europei stanno vivendo, sbloccare le infrastrutture, perché siamo un paese che ha oltre 100 miliardi di risorse lì bloccate, è il momento di tirarli fuori e di far partire i cantieri, di far ripartire il lavoro e ovviamente sostegno alle imprese, sostegno al reddito di tutti i lavoratori, di tutte le lavoratrici che a causa di quello che sta avvenendo possono avere questo bisogno.